come dire, sia servita a portare l'attenzione del mondo della politica nazionale su questo tema. Perché è vero che il tema è al crocevia di una serie di questioni assolutamente fondamentali che dal 2009 circa oggi sono andate aggravandosi e che oggi precipitano in una crisi, perché è crisi abitativa, perché è già stata crisi del lavoro, perché è già stata crisi di impoverimento, eccetera, eccetera. Ma ahimè, quando si arriva alla crisi abitativa, la cosa si fa drammatica. Di qui anche, diciamo, il perché il tema sociale si è trasformato in tema di ordine pubblico. Perché se tu non hai lavoro, forse qualcuno ti aiuta a mangiare, ti aiuta a vestire, ti aiuta a fare altre cose che ti consentono di sopravvivere, ma se non hai un tetto sulla testa, allora sono veramente guai, sono veramente guai. E allora noi abbiamo la questione profughi, abbiamo la questione senza tetto, abbiamo la questione sfrattati, che sono tanti, perché se voi ne avete qualche centinaio, a Milano si aggira la cifra tra i 2 e 3 mila sfratti esecutivi, cioè vale a dire mandati in esecuzione all'anno. Quindi la situazione effettivamente è esplosiva, ma temo che a meno di un'inversione di tendenza, di cui la legge 80 nazionale è solo un primo timido segnale, noi non ce la faremo ad affrontare questa emergenza. Perché? Anche perché, permettetemi di dire, ogni spending review, ogni finanziaria, ogni legge di stabilità, guarda caso, va a colpire soprattutto il sistema delle autonomie locali. E così il sistema non regge, ma veramente non regge. Non si può scaricare, diciamo, sul sistema delle autonomie come dire, continuamente una crisi sociale che si sta aggravando, continuando a tagliare il fondo. Basta, chiudo sul contesto nazionale per venire a quello regionale, che invece, diciamo, l'oggetto proprio della nostra discussione. Ci sono tante cose che sono state dette, quindi non ci torno. No, no. La prima cosa che voglio dire è questa: vero, serve una collaborazione tra istituzioni, che tutto sommato il dialogo tra le istituzioni non si è mai interrotto, vorrei dire questo, non so se è una notizia che mi sorprende, ma così è, anche nei momenti in cui c'è stata polemica. Quello che, diciamo, in questo momento sta un po', come dire, aggravando il clima generale è il fatto che c'è un certo cinismo della strumentalizzazione politica di un problema sociale grave. Quello che hai detto nella tua relazione, su cui io sono assolutamente d'accordo. Questo è un fatto grave, cioè, bisogna interromperla questa strumentalizzazione, perché appunto non si fa campagna elettorale sulla pelle della gente povera. Il dialogo tra istituzioni non si è mai interrotto. Io però voglio dire una cosa, siccome la riforma della legge 27 è veramente, vorrei dire, un po' il cuore di questo mandato originario, amministrativo e legislativo, io non metterei troppa premura, nel senso che è vero che bisogna farla, e bisogna farla in fretta perché i problemi, come ho detto, sono tanti. Ma pensiamoci bene, piuttosto che fare una cattiva legge e poi portarcela dietro per anni, cioè prendiamoci qualche mese in più, siccome ho sentito parlare entro febbraio, eccetera. Non c'è bisogno, cioè diamoci qualche mese in più e approfondiamo il confronto, che oggi si è solo avviato, diciamo, per grandi linee, per linee generali. E facciamo sì che in questo confronto, a differenza di quanto è avvenuto, scusate, anche nel recente passato,